Fine anno si avvicina, il 2010 ormai alle porte. Noi quest'oggi parliamo di un libro, ma soprattutto di un calendario. Si chiama Obiettivo Donna, vede protagoniste donne dai 35 ai 60 anni di età. E sono donne comuni, fanno le commercianti, le impiegate, sono titolari di azienda. Insomma, qualcuna di queste protagoniste sono qui con noi quest'oggi. Noi però partiamo con la presentazione dell'autore, di colui che ha firmato questa duplice opera, Claudio Marinaro. Molinaro, fotografo di Torino, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto, grazie per essere qui. E diamo ovviamente il benvenuto a Lucia Larana, eccola qua, una delle protagoniste. Buongiorno signora, e diamo anche il nostro buongiorno ovviamente a Giuseppina Ferrante. Benvenuta, Buongiorno. altra protagonista di questo calendario, ma anche libro, dicevamo. Allora, andiamo alle origini. Va bene. Insomma, tutto nasce su Facebook. Sì, no, era nato un pochino prima questo progetto qua, ma andando a teatro con mia moglie mi diventava difficile a un'amica di mia moglie dire: senti, vorresti fare un calendario? E allora, fortunatamente il 2009 in Italia Facebook è stato un grande arrivo, questo network. Questo social network, ho provato a lanciare questa idea lì sopra e ho avuto Un successo un bel inaspettato. sì, assolutamente sì. Di 500 candidature nel giro di poche po settimane, sì, pochi giorni addirittura. no, pochi, poche settimane, Poche diciamo così, settimane. perché poi abbiamo iniziato i casting e poi abbiamo dovuto iniziare a lavorare perché sennò non riuscivamo a Ecco, allora l'idea è pubblicarci. partita da Torino e poi ovviamente grazie a Facebook si è sparsa in tutta Italia. Sono arrivate Assolutamente. candidature Anche dalla anche Sicilia, dalla Palermo, Sicilia. abbiamo avuto una candidata a Roma che arrivava da Palermo. Fino ai 60 anni di età. Fino ai 60 anni Ecco, di età. come mai l'idea di fare un No, calendario allora, per over? ti rispondo prima a una cosa precedente. Allora, l'idea era nata dai 35 ai 50, e se non che a un casting di Torino si è presentata la signora che abbiamo presente questa sera, si avvicina al nostro tavolo, fa: io posso partecipare? Noi la guardiamo e diciamo: caspita, è una bella donna. E lei ci dice: sì, ma c'è un problema, io ho 60 anni. Ma allora ci siamo chiesti se ci sono donne a 60 anni così, Ben perché... vengano. Caspita, non ci volevate credere neppure voi. No. Eccola qua la Giuseppina. Signora, 60 anni non li dimostra, però li dichiara. Sì, Non ha paura di li dichiaro, sì, dichiararli, no? Perché di no. solito le donne sono sempre restie a dichiarare la loro vera età anagrafica, si tolgono sempre un po' gli anni, no? No, io non li tolgo mai. Dichiaro sempre la mia età. Non la nascondo, finché posso. Finché può. Finché posso. Intanto Lucia è più giovane, possiamo dire l'età, sì, perché 39, viene dichiarata. Allora, Lucia è sposata, ha due figlie figlie. femmine, ecco, lavora con il marito, titolare di un'azienda di trasporti. Come mai l'idea di mettersi così in gioco, di partecipare a questo casting? Ma per spezzare un po' la monotonia, la solita routine, bellissima routine, però ogni tanto c'è bisogno di nuove emozioni, di fare qualcosa di diverso. Quindi ho letto questa cosa su Facebook. Ho detto, perché non provare? Se non vengo scelta non cambia nulla, perché le cose continuano ad andare così. Se vengo scelta, beh, sarà una bella esperienza. Sono stata scelta ed è una Ed è andata bellissima. bene. Sì. Ma e il marito che ha detto? Beh, il marito ha detto, caspita, ma allora sei proprio carina, se ti hanno Ah, ecco, scelta. quindi è servito un po' per rafforzare No, anche vabbè, ecco, è un po' fiero sì, che sia stata certo. scelta, ma sapeva già di avere vicino Una bella una donna. persona forte. Beh, però è importante, no? Ricordarlo ogni tanto ai mariti. Da quanto tempo è sposata, signora? Quasi 19. Insomma, ogni tanto, dobbiamo dirlo. E invece la signora Giuseppina non è sposata. Lei ha dichiarato di essere una single per scelta, però ancora in attesa del grande Allora, sono una single per scelta, però amore. ho sempre creduto nell'amore. Quindi io l'amore l'aspetto perché tanto so che arriva. Però sicuramente deve essere come dico io. Cioè, e beh, lei sarà un po' esigente o no? Beh, sì, sicuramente sono esigente, però guardi, non le dico, non sto a descriverle il tipo di uomo che aspetto, eccetera, eccetera. Le posso dire di sicuro che quando arriverà lo riconosco perché scatteranno tutti quei meccanismi biologici, materiali, anche un po' spirituali. Certo. Guardi, Ci sentirò sarà il un concerto di campanellino, no? Ecco, il concerto, campane non un campanellino, il concerto di un concerto di campane. campane. Campane E quindi addirittura. dirò, è lui.
Giusto. E lui. Senta, ma come mai ha deciso di partecipare a questa iniziativa? Guardi, scusi se mi permetto, sì, ma a una certa età, insomma, uno dice non ci penserebbe mai, ecco. Certo. Allora, circa 2 anni fa mi sono resa conto che mi avvicinavo ai 60 anni. Ho detto, qui arriva anche la pensione. Allora devi movimentare la tua vita, perché dopo averla dedicata al lavoro... Lei che cosa fa, signora? Sono sempre stata nel commercio. Mm. E così ho detto, allora mi devo adeguare ai tempi. Per prima cosa devo andare a scuola di computer. E sono andata un anno a scuola di computer. Poi mi sono comprata il computer e ho iniziato a navigare. E si è iscritta su Facebook? Mi sono iscritta su Facebook. Prima cosa. Ecco. E proprio grazie a Facebook devo dire che è stata mia sorella che mi ha detto che voleva partecipare al casting di Claudio Molinaro. E io ho detto, ok, ti accompagno. E l'ho accompagnata. E poi proprio come ha detto Claudio, quando sono arrivata lì ho detto, ma perché io non posso partecipare? Perché ho 60 anni. Ho detto, beh, sono forse già tagliata fuori. E invece ha scioccato tutto. Ma sì, così sono andata da Claudio e ho detto, io perché non posso partecipare? E invece no, insomma, è stata scelta. La prima domanda che gli abbiamo fatto quando ci ha detto che a 60 anni gli abbiamo chiesto dove si tuffava, che ci tuffavamo anche noi. C'è il film, no? il famoso film dove ci si tuffa in piscina e si rimane giovani. Ma qui non si tratta, non ha una piscina, no? Non c'è una piscina che faccia miracoli, no? Ecco. Ma allora, com'è stata questa esperienza? Allora, l'esperienza è nata a Torino, il primo casting è stato fatto a Torino. Diciamo che questi social network a volte sono poco credibili, ma noi fortunatamente col mestiere che facciamo noi abbiamo fotografato tutto, ripreso tutto, e come abbiamo iniziato a pubblicare i primi video di questi casting che facevamo, devo ammettere che la gente, vedendo anche tutta la mia famiglia, le mie figlie che lavorano con noi, mia moglie che lavora con me, la gente ha preso credibilità. La signora Roberta, sua moglie, cosa fa? Fa le riprese, giusto? Sì, e il video che abbiamo visto è opera sua. Le immagini che passano sono tutto il backstage, no? del lavoro, insomma, quello, il dietro le quinte, ed è molto carino. Claudio Molinaro ce l'ha portato, è veramente molto... molto divertente da vedere. Poi abbiamo anche il risultato finale, insomma, sì, ovviamente. Allora, e la figlia che si chiama? Sara. Sara invece si è occupata di cosa? Lei è di make-up. È bellissima questa cosa, quindi sì, famiglia. Questo è una famiglia che si è amalgamata, oltre come famiglia, anche nella professione. Ognuno si è preso un ruolo e lo sviluppa. È interessante questa cosa qui, per noi è una forza, nel senso che io ho iniziato da molto giovane, mi sono accorto che la fotografia mi piaceva molto e ho capito immediatamente che dovevo dedicarmi al ritratto. Tant'è che io stesso sono diventato un truccatore, ovviamente avendo figlie femmine, quando sono diventate adolescenti ho insegnato loro a truccare, adesso Sara sta diventando veramente un'ottima truccatrice. E con Roberta invece, che si occupa della parte video, oltre ad aver coordinato tutto questo grosso lavoro, ce ne siamo andati in giro per l'Italia, abbiamo conosciuto queste fantastiche signore. È stata veramente una bella esperienza che al di fuori di questo progetto del lavoro ci ha arricchito proprio tanto dentro di noi. Ecco, donne con delle storie tutte da raccontare, donne con la voglia proprio anche di raccontarsi. Sì, devo dire una cosa, purtroppo abbiamo poche donne sposate che hanno partecipato, ma perché i mariti sono gelosi, parliamoci chiaro. Ci sono delle bellissime storie in questo caso, ma probabilmente ne avremmo avuto tante altre. Qui abbiamo scelto una scrittrice che è di Milano, che ha raccolto sul nostro libro, ha raccolto proprio le interviste a queste signore. Quindi... Ecco, vediamolo, facciamo vedere la copertina del volume, no? Eccolo qua, Obiettivo Donna, è bellissima questa fotografia scelta per il volume. Eccola qua, e all'interno ci sono le foto. È un libro un po' insolito, nel senso che è un libro dedicato ai ritratti di queste 24 donne che sono state scelte, ma fatti anche i ritratti dalle interviste che ha accolto poi la scrittrice, Lucia Giulia Pizzi. Una scrittrice milanese, no? Vive a Milano. Sì. Esatto. Ecco. Allora, la scrittrice ha rivolto a queste signore un tot di domande. Hai deciso di partecipare al casting. Perché, ecco, vivere i tuoi anni com'è?